Maroni, che è il fondatore owner di Aegis HR. Duri è anche owner di Bill Value, che è un brand di Aegis, del gruppo Aegis, che si occupa più di assessment, di cui Jacopo è practice leader. Okay? Vedete i concetti che ha detto prima Alessandro? Lui vi racconta come fate a star bene in un posto bello, virtuoso. Io mi becco più la difficoltà di dire come facciamo a scegliere le persone che possono crescere in un posto o che possono entrare a lavorare in un posto. Questo perché? Perché nella famosa chiesa e cattedrale che prima ha costruito Alessandro, è vero che è molto meglio se i lavoratori sono felici di trasportare queste pietre, ma qualcuno deve anche preoccuparsi del fatto che queste le abbiano già trasportate, che sappiano che pietra scegliere, perché se no le portano qualcuno che non va bene. E soprattutto, e questo è il lavoro che fa Francesco, vedrete adesso vi racconto come siamo strutturati, lui sceglie le persone che hanno l'esperienza per portare le pietre nel modo migliore. A me tocca decidere se questo lavoratore è esilino, forte, magro, corre, va piano, quindi tutte le caratteristiche che gli permettono di portare le pietre in tempo perché la cattedrale sia fatta e non rotte, perché se inciampa a metà percorso rischiamo di crollare e far crollare anche la cattedrale. Quindi la parte di cui ci occupiamo io e Francesco, a differenza di Alessandro che fa un lavoro molto più nobile, cioè farle stare bene, noi cerchiamo di capire chi va bene per fare cosa e dove. Okay? Per far questo siamo un gruppo, un'azienda dove la casa madre Aegis Group ha sotto quattro divisioni. Tre sono divisioni che entrano nella profonda conoscenza dei settori con cui lavorano. Quindi Aegis HR lavora nel mondo delle banche, del finance e dell'insurance. Green Talent cerca giovani talenti nel mondo dell'energia pulita, del green, dell'ecosostenibile e un po' dell'industria. Four Corners, per tutte le signore che tipicamente lo gradiscono, lavora nel mondo del fashion, del lusso, della moda, quindi cerca persone che siano adatte a lavorare in quel settore. Team Value lavora un po' ovunque, quindi noi finiamo un po' di ovunque, perché supportiamo loro. Quando trovano una persona, cerchiamo di dirgli se quella persona è veramente adatta, anche dal lato un po' più soft, a lavorare nell'azienda che la ci sta cercando. Quindi, loro tre hanno una competenza molto verticale nel settore in cui lavorano, cioè conoscono bene il settore e le conoscenze che devono avere le persone che lavorano in quel settore. Bean Value ha una competenza diversa, cerca di capire le caratteristiche personali di ognuno di voi, le capacità che mettete in gioco, come risolvete i problemi, come vi organizzate, come puntate all'obiettivo, come vi relazionate con le altre persone. Quindi loro studiano la vostra conoscenza, noi studiamo le vostre capacità. I processi di cui ha parlato Alessandro, dall'organizzazione, dai modelli, arriviamo a voi, cioè il cuore dell'azienda. Come puntare il dito sullo sviluppo, come puntare il dito sullo sviluppo di cui ha parlato Alessandro e come farvi crescere all'interno dell'azienda. Quindi capire chi siete e di che cosa avete bisogno per crescere. Questo è l'obiettivo di questa chiacchierata, che parte da un tema già citato da Alessandro, ossia la mission. Per capire chi ho bisogno al mio interno, devo sapere dove voglio andare, devo sapere qual è lo scopo di un'organizzazione. Lo posso mettere in una dichiarazione di intenti che si chiama mission. Ok? Il mission statement è poi la parte più importante che le persone vedono, cioè risponde a tre domande. Chi siamo, cosa vogliamo fare e perché lo facciamo. Sulla base di queste tre risposte, ogni azienda inizia a costruire il suo mondo. Il mondo che arriva fino alle persone
È per questo che molto spesso la prima cosa che ha fatto Alessandro è dirvi: la nostra mission è questa. Dopo la mission c'è un altro step, che è la competenza distintiva, cioè il motivo per cui un'azienda viene scelta dai suoi clienti. La competenza distintiva guida quella che vedremo adesso, che è l'organizzazione dell'azienda. L'azienda costruisce i propri ruoli organizzativi, costruisce il proprio organigramma e da quelli va a cercare di capire quali sono le persone che servono all'interno dell'azienda. La competenza distintiva fa scendere l'azienda ai clienti e sulla base di quello che è il motivo per cui noi viviamo e sopravviviamo, scegliamo le nostre persone e le facciamo crescere all'interno. Come facciamo? Prima di tutto dobbiamo fare in modo che la nostra azienda abbia un organigramma coerente con quello dove vogliamo andare, con la mission e la competenza istintiva, che è quello che vogliamo raggiungere. L'organigramma rappresenta la struttura organizzativa dell'azienda. Varia di azienda in azienda. L'organigramma dà tutta una serie di indicazioni, ci fa capire come è strutturata l'azienda, ci fa capire dove vanno a essere le persone, se ci sono dei posti vacanti, ma non è l'unica cosa che serve all'azienda per capire com'è la sua organizzazione. L'organigramma manca di un'accurata descrizione di quello che le persone fanno. Cosa vuol dire essere un direttore marketing social? Vedremo che quando Francesco cercherà le persone, deve sapere cosa queste persone devono fare. E allo stesso modo noi. Cosa succede? Che oltre alla job description ci sono i job requirement, ossia per poter fare tutte quelle cose che sono scritte nella finalità e nella responsabilità della vostra posizione, dovete avere delle conoscenze e delle capacità. Le conoscenze sono sapere e l'esperienza, le capacità sono la carriola che trasporta il bagaglio delle conoscenze. Ciò che vi serve per metterle in pratica, il poter raccontare una cosa che sappiamo, che Andrea fa molto bene in aula, è diverso dal poterla applicare. Sono capacità differenti che trasportano la medesima conoscenza, quindi ci interessa sia quello che sapete, sia come lo sapete mettere in pratica. Adesso facciamogli vedere come nasce un'esigenza all'interno di un'azienda, all'interno di un'organizzazione e come si arriva a scegliere un professionista che va a ricoprire un certo ruolo e perché. Vi porterò un po' più coi piedi per terra nella misura in cui sì, una persona viene scelta perché ha le competenze per ricoprire un certo ruolo, quindi conoscenze e capacità. Vedrete come la scelta fatta dall'azienda è legata a un mix tra il coniugare le capacità e conoscenze con anche quello che, ahimè, erano istanze di natura economica. C'è anche un elemento: quando le aziende scelgono, a volte scelgono quello che costa di più perché pensano che gli possa fare più soldi, a volte scelgono quello che costa magari meno perché vogliono risparmiare. Questo, il perché fanno in un modo o nell'altro, è un po' difficile da spiegare. Diciamo che ovviamente il presupposto è che ci siano le capacità e le conoscenze necessarie per ricoprire il ruolo. È molto importante che noi sappiamo selezionare la persona giusta per il posto giusto, ma la base, le fondamenta di qualsiasi attività selettiva, di qualsiasi azienda del mondo, è saper leggere il modo di presentarsi di una persona. Cioè, quando una persona manda il suo CV e quindi scrive chi è e che cosa sa fare, se dall'altra parte c'è qualcuno che non sa leggere bene sia le capacità sia le conoscenze sottese in questo CV, le capacità è ovvio che poi sono da verificare, uno può dire che è un leader, che è un manager, ma tutto questo è una cosa da verificare, ma rispetto alle conoscenze è fondamentale saper leggere un curriculum. Quindi anche voi, quando, adesso voi siete
presto, ma quando sarete nel mondo del lavoro, voglio dire, dovrete essere capaci di trasmettere quello che io suggerisco sempre: andate a fare qualche lavoro, ovviamente studiate, fate qualcosa, perché sono conoscenze aperte. Quando si fanno i colloqui bisogna cercare di essere aperti, di dare le risposte corrette, di dire esattamente quello che è, e non di cercare di barare, no? c'è molte persone che cercano di barare, perché un buon recruiter ti sta. Quindi se stai mentendo, o se stai dicendo che hai fatto una cosa e poi non l'hai fatta, durante l'incontro, il rischio che questa che possa succedere, che vieni scoperto, è alto. Quando si va a fare un colloquio, nel secondo step, è fondamentale informarsi sulla mission dell'azienda, sapere come fa un'azienda, sapere che cosa la distingue rispetto alle altre, e dare l'idea se uno realmente vuole andare a lavorare a un certo posto, perché io voglio, perché sono io la persona giusta. Quindi questa cosa c'era ed è un pezzo fondamentale nella scelta poi della persona. L'esperienza, quindi qua vedete, sono la parte delle conoscenze, no? Quindi le conoscenze sono fondamentali. Poi ci sono alcune capacità: precisione, meticolosità, puntualità, e curiosità e proattività. È evidente che queste capacità durante un colloquio di lavoro possono essere verificate dal recruiter. È più facile farlo con gli strumenti ovviamente propri di Bean Value, perché in questo modo hai la possibilità di avere un testing maggiore, di avere una maggior forza di produttività sull'effettiva conoscenza delle capacità durante un colloquio di lavoro. Però diciamo che ci sono diverse tecniche, quando faremo un colloquio si potrà eventualmente vedere, ci sono dei modi con i quali il recruiter può andare a stimolare il candidato nel chiedergli come svolge il suo lavoro, nel farsi spiegare come svolge il suo lavoro, come realizza i progetti, farsi raccontare esempi di successo, di insuccesso, e capire bene quindi i collegamenti tra la curiosità banale. Insomma, se una persona fa delle domande durante un colloquio intelligenti, che manifesto intelligente, che la curiosità implica anche il fatto che non vengono fatte delle domande stupide o che non servono, devono essere domande che hanno senso rispetto al fatto di capire meglio magari qual è l'azienda dall'altra parte.